È giallo a Sassari, ieri mattina è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Principessa Maria una ragazza di 25 anni. La terribile scoperta dopo l'allerta dei familiari che da troppe ore non riuscivano più a mettersi in contatto con la ragazza e hanno deciso quindi di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sassari sono riusciti a forzare l'ingresso dell'appartamento e dopo essere entrati hanno purtroppo scoperto il corpo della 25enne ormai privo di vita. Nella casa non sono stati trovati segni di effrazione e sul corpo della vittima non è presente nessun segno di trauma. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte e ha aperto ufficialmente un'indagine. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Ozieri è intervenuto nella notte per le operazioni di spegnimento nei locali adibiti allo stoccaggio di fieno a Patada in località Solorche. Le squadre hanno operato per tutta la notte e parte di questa mattina prima di riuscire a tenere sotto controllo le fiamme e spegnere l'incendio. Cari amici, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia di una grande protagonista del nostro teatro in vernacolo sassarese. Lei, insieme a Dino Usai, è a capo di una grande compagnia, la compagnia Nino Costa. Sto parlando naturalmente di Mariella Usai. Mariella, benvenuta. Grazie per l'ospitalità, molto gentile, Grazie a Maria te per aver accettato, diciamo, questo invito. Ecco, noi faremo una breve chiacchierata, naturalmente, giusto per ricordare ai nostri telespettatori a casa i vostri appuntamenti importantissimi. Intanto diciamolo subito il primo, diciamolo subito, tanto Allora, lo ripeteremo. tanto abbiamo già debuttato per il Sì, programma, per la programmazione Sassari Estate. Infatti, si ringrazia l'assessorato alla cultura, Comune di Sassari, ci ha dato una bella, grande opportunità, visto che insomma tutti in stand-by. Quindi, però, devo Com'è dire stata la ripresa dopo che, questo no, riposo devo dire forzato? bene, ecco, lo stavo dicendo, Ecco. devo dire bene, il pubblico ha risposto Sì. bene. Abbiamo portato a casa un bel tutto esaurito. Spero che ci sia la replica Assolutamente. questo sabato 8 Assolutamente. agosto, ore 21, presso la scuola Farina numero 2. Ecco. Allora, la commedia si intitola, diciamo il titolo tu in sassarese sei Allora, più la brava. commedia si intitola La bindura di Ecco, Ramori. e ci puoi raccontare brevemente così, diciamo, un piccolo momento della trama. Tra l'altro io posso testimoniare, ero presente, quindi c'è soltanto da divertirsi, veramente, me la Sì, allora in raccomando. effetti è una bellissima commedia. Questa commedia però non è stata scritta da poco, questa commedia ha più di 20 anni, è stata portata in scena esattamente nel 1998, il 25 giugno. Pensa tu, ed è attualissima, È appunto. attualissima perché poco prima era la ribalta, la nascita di questa pillola dell'amore, il famoso Viagra. E l'autrice Anna Maria Careddu ha preso la palla al volo, lei è una commediografa bravissima, ha scritto proprio tante commedie, e ha preso la palla al volo e ha scritto questo testo teatrale che ancora oggi, a parte, è molto attuale, è molto divertente, perché narra la storia di questi quattro vecchietti, questi quattro amici, che non intendono assopire quel desiderio, cioè loro vivono di ricordi di gioventù che però fisicamente alla fine la natura ti presenta il conto, non puoi andare avanti con quei desideri, però ci pensa uno dei loro amici e decidono appunto di intraprendere questa storia farmaceutica, tra virgolette. E c'è da ridere, è C'è una da bella ridere, ecco, commedia, una bella sera. Sarà una bella serata certo. come Ecco, sempre. vogliamo ricordare anche i compagni di lavoro, visto che ci Come siamo. no? Allora, tanto io li ringrazio uno per uno perché fare teatro non è facile. Ci sono delle regole non scritte, però esistono. Sì, tanto ringrazio Dino Usai, che poi tra l'altro è mio fratello. Lui, non perché sia mio fratello, ma è un genio sul palcoscenico. Giuseppe Secchi, Salvatore Onida, Alisa Milani,
Rita Dore, Sergio Masia. Diciamolo Abbiamo... pure che se hai citato tuo fratello, Sergio Masia è tuo marito. Sì, Mi non sembra lo volevo dire. giusto, no? Sì, è mio marito. E però da poco abbiamo fatto un acquisto sensazionale. Sì. Noi in compagnia abbiamo Luigi Martinetti, che è un bel signore di 80 anni e devo dire è stato impeccabile in quel ruolo. Sì. Sì. E poi dobbiamo ringraziare, non voglio dimenticare, Mario Spanu. Sì. Lui fa parte della compagnia La Marroccura, capitanata da Daniela Piretta, che Sì. ringrazio molto molto di cuore, Certo. perché lui è un prestito, Ecco. Comunque e si è quindi integrato abbastanza bene nella molto vostra bene, compagnia. veramente devo dire un gran signore, Certo. sereno, sempre sorridente, tranquillo, grande, un Un grande. grande. Poi chi sto dimenticando? La regia. Ecco. La regia è curata da Dino Usai, la Quindi. regia la sta curando lui, Ok, sì. Mariella, Comunque è quindi. uno squadrone, devo dire, una grande squadra. Sì, Certo. una grande Allora, squadra. Mariella, abbiamo detto tutto, ripetiamo. Sabato 8 agosto, scuola media numero Ore 2, ore 21. 21. Abbiamo pochi biglietti a disposizione. Per Sì. fortuna la gente sta Sì, rispondendo. certo. Io lo dico sempre, venite a teatro. Certo. Fa bene, fa bene. Va E bene. ridere soprattutto fa bene. Assolutamente sì, Cioè, della possiamo. serie proprio, io lo dico sempre, non fartelo Sì, raccontare. no, no, non è proprio la stessa cosa. Non Io è la posso stessa cosa. testimoniare che io partecipo sempre alle vostre commedie, quando voglio di Sì. ridere vengo da voi e rido. E Ah, ecco, e comunque. poi un altro grazie, stavo Sì. dimenticando, Maria Immacolata Sanna. Sì. Questa ragazza viene dalla scuola di Ugo Gnedda, ha più di 20 anni di teatro sulle spalle. Lei in 448 ha studiato e Sì, memorizzato sì, sì, un sì, sì. personaggio che è una chicca. Bellissimo. Perfetto, Mariella Usai, non abbiamo dimenticato nessuno e Spero di no. se casomai fosse, No, insomma, non credo chiedo proprio, perdono, no, non è credo stato proprio di fatto. no, credo proprio di no. Ah Quindi. sì, e anche un grazie particolare a Enzo Solinas, il nostro fonico. Molto Perfetto. bravo, Molto bravo bravo. veramente. Perfetto. Abbiamo concluso questa bellissima chiacchierata con Mariella Usai. E io ti Io ringrazio. vi do un grande, come se ce ne fosse bisogno, che sicuramente non ce n'è, un grande in bocca al lupo per questa ulteriore replica e per le prossime che verranno. Grazie. Bene, grazie Grazie, Mariella, a grazie a te presto, Maria Paola, vederci. Ai grazie. telespettatori che dire, andate a teatro, il teatro fa bene alla mente, fa bene al cuore, fa bene allo spirito. Ciao a tutti da Maria Paola, ciao. Il pero è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rosacee, originaria del continente asiatico, attualmente diffuso in tutto il mondo. La pianta, molto robusta, può raggiungere 15 metri di altezza, ha radici molto profonde, cresce spontaneamente nei boschi e viene coltivata sin dai tempi più antichi nelle regioni europee con clima temperato, come l'Italia, per i suoi frutti, di cui esistono tantissime varietà. Non tollera temperature molto basse d'inverno né molto alte d'estate. Le sue foglie sono ovali e di color verde intenso, quasi brillante nella parte superiore. I fiori sono bianchi con 5 petali. I frutti di forma tondeggiante o allungate sono di color verde, rosso, giallo, marroncino e maturano fra giugno e settembre. La pera è molto digeribile, contiene fitonutrienti, fra cui flavonoidi con proprietà antinfiammatorie e polifenoli con proprietà antitumorali. I frutti freschi sono consumati in tutto il mondo e si trovano comunemente anche in prodotti trasformati come bevande, caramelle, frutta conservata e marmellata. La pera è stata utilizzata come rimedio popolare tradizionale in Cina per oltre 2000 anni per le sue proprietà antinfiammatorie, antiipoglicemiche e diuretiche. L'uso della pera veniva consigliato come rimedio per i postumi di una sbornia con alcol e per alleviare la tosse e la costipazione. La pera contiene fibre, vitamina C e potassio, oltre alle sostanze fitochimiche, in particolare
particolare antiossidanti, fruttosio e sorbitolo. Oltre ad essere un frutto particolarmente digeribile, la pera è anche scarsamente calorica, contiene un'altissima percentuale di acqua e aiuta a eliminare le tossine. La buccia della pera contiene almeno il triplo dei fitonutrienti rispetto alla polpa, fra cui flavonoidi con proprietà antinfiammatorie, gli antiossidanti e gli acidi cinnamici con proprietà potenzialmente antitumorale, che il consumo quotidiano di frutta fresca aiuta a prevenire i tumori, l'infiammazione e lo stress ossidativo. Inoltre, sembra che un maggior consumo di frutta della famiglia delle rosacee aumenti la protezione contro il tumore ai polmoni. La pera contiene le vitamine, il beta-carotene e altri elementi con proprietà antiossidante che contrasta gli effetti negativi dei radicali liberi. Tutte le specie di pera sono ricche di fibra, soprattutto nella buccia, dove è particolarmente concentrata la pectina che combatte il colesterolo cattivo facilitandone l'espulsione attraverso le feci. Uno studio messicano afferma che l'assunzione di succo di pera riduce il colesterolo nei fumatori. Come il consumo di tutta la frutta e la verdura, anche l'utilizzo della pera combatte l'obesità, in quanto la dieta ricca di fibre è associata ad un aumento di peso più lento e una singola porzione di questo frutto fornisce il 18% del fabbisogno giornaliero di fibra, che oltre a facilitare il passaggio del cibo nell'intestino, stimola la produzione di succhi gastrici e digestivi e regola le funzioni dell'apparato digerente, riduce la probabilità di insorgenza di emorroidi e il rischio di tumori al colon e il diabete. I ricercatori hanno scoperto che alcuni flavonoidi presenti nella frutta, pera compresa, migliorano la sensibilità all'insulina. Bere il succo di pera bollito insieme al miele apporta benefici alle corde vocali e in caso di mal di gola. La pera è un frutto consigliato in gravidanza perché è ricco di folati che aiutano a prevenire le malformazioni del feto. Fra i componenti della pera, il boro aiuta il corpo a trattenere il calcio, molto utile contro l'osteoporosi. Il buon contenuto di potassio e calcio aiuta bambini e anziani per lo sviluppo e la salute delle ossa. Grazie al contenuto di potassio, la pera fa bene al cuore perché, oltre ad abbassare la pressione sanguigna, aumenta il flusso di sangue verso tutti gli organi del corpo, con un maggior apporto di ossigeno, migliora la funzionalità degli organi stessi, riducendo la pressione e il rischio di malattie cardiovascolari, di ictus, di infarto e di arteriosclerosi. Il potassio contenuto nelle pere agisce come un regolatore dei fluidi corporei, contribuendo a mantenere il corpo idratato e garantendo l'equilibrio dei fluidi essenziali all'interno delle cellule. La vitamina A, la luteina e la zeaxantina contenuta nelle pere hanno un potere antiossidante capace di ridurre gli effetti dell'invecchiamento della pelle, come le rughe e le macchie senili, e rallentare la perdita dei capelli, la degenerazione maculare, la cataratta e altre condizioni legate all'invecchiamento. Anche l'acido folico contenuto nella pera è molto importante per l'espulsione dell'acido urico dall'organismo, evitando la gotta e altri disturbi. L'abbondanza di antiossidanti e di vitamina C stimola la produzione di globuli bianchi, potenziando le difese del sistema immunitario. La pera contiene anche rame e ferro, che fa aumentare la produzione dei globuli rossi ed è molto utile ai pazienti affetti da anemia o da altre carenze di minerali. Il consumo regolare delle pere migliora la circolazione sanguigna e ha un effetto preventivo sull'affaticamento e la stanchezza mentale. La pera, grazie al contenuto di sorbitolo, facilita la digestione e fa bene ai denti. Viaggiare tra paesi e la gente troverai in tutti loro casa
tu, la sua storia è più antica della terra, la mia terra sei tu. Il viaggio che porta da te è un viaggio infinito che porto con me. Il viaggio che porta da te è un viaggio di vita, e che vita è. Salto fizzo che su mare, salto fizzo che sa terra e su sole. Torna in scena la compagnia teatrale La Quinta, venerdì alle ore 21 presso il cortile dell'ex scuola numero 2, la commedia in due atti Lugandareri d'oro, mercoledì 19 agosto sempre alle 21 Ligurombi. Lo Sporting Pio X sabato 8 agosto alle ore 21.30 presenta The Bus Girls, musica dal vivo. Solenni celebrazioni in onore di Nostra Signora del Buon Cammino. Domenica, l'indulgenza plenaria e la processione, a cura del gremio religioso dei viandanti. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cavizza. In onda sulla nostra emittente, il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. TG Informazione ed approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.